e direi alla dottoressa Emili, se vuole gentilmente, rapidamente, elencare in ordine di date e di modalità di come verranno organizzati i trasporti, che riguarderanno sia treni, ma dove è possibile naturalmente, e con l'integrazione tra treni e bus e navetta per collegare con la sede dell'evento. Sì, buongiorno. Il primo che verrà organizzato è quello... Ma ce n'è, scusate, uno è già stato fatto. Voi vi ricorderete quello di Rio Maggiore, che l'abbiamo fatto proprio come lancio pubblicitario, utilizzando un treno a vapore, perché era un evento eccezionale. Insieme ai parchi. Cinque Terre, tutti del mare, mare d'Appennino, che hanno dato vita a queste forme di stretto collaborazione, e noi ci siamo inseriti con quel treno. Ora noi andiamo avanti con queste. Con il nostro stesso obiettivo, cercare di portare dalla costa verso l'interno, quindi dalle zone più ricche, più dotate dal punto di vista dei servizi, alle zone invece più disagiate e meno dotate di servizi sia per i residenti che per i turisti. La prima manifestazione, dopo appunto quella di Rio Maggiore, che metteremo in campo, sarà quella del 30 luglio quest'anno, 30 luglio, a Luni, all'anfiteatro di Luni, dove il Comune di Ortonovo insieme alla provincia della Spezia organizzano un concerto jazz con Stefano Bollani, di fama indubbia. Per cui noi organizzeremo un treno storico che da Lucca, le fermate da Pietrasanta, Forte dei Marmi, Massa, Viareggio, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Massa, Carrara e appunto Luni, e poi un servizio di bus a navette che dalla stazione di Luni, che vorremmo un pochino rivitalizzata, arrivi appunto all'anfiteatro, dove i visitatori potranno gustare questo eccezionale concerto. Il secondo è a Brugnato, appunto Valdivara, e il 5 agosto Cabaret Valdivara con Teleton, Paolo Cevoli, e in questa occasione abbiamo scelto appunto Brugnato, tra l'altro con la presenza di Teleton, quindi anche un valore simbolico, e organizzeremo dei bus, perché appunto in Brugnato non arriva il treno, uno da Ulla, uno da Massa e uno dalla Spezia, che potrà portare appunto i visitatori a questa manifestazione. L'altra manifestazione subito dopo è a Varese Ligure, il 12 agosto. E quella prima? No, l'altra è alla 30 agosto. Il 12 agosto a Varese Ligure è un concerto a omaggio ai cantautori genovesi e francesi dell'amore e della libertà. Noi tra le iniziative le abbiamo scelte perché il nostro, come diceva l'assessore, è il progetto Italia-Francia Marittimo, e appunto ci sembrava fatto apposta per noi. E anche qui organizzeremo tre bus, uno da Ulla, da Massa e dalla Spezia. In proseguio appunto il sindaco di Varese ci tiene invece in modo particolare che sia organizzato un bus anche per l'opera lirica, che sarà verso la fine di agosto. Sembra il 30, domani ci darà la data precisa e vedremo insomma di riuscire a organizzare. Poi l'altra, sempre nella Val di Vara, a Pignone, dovrebbe essere il 30 agosto, non è precisa, è l'ultima domenica, insomma l'ultimo weekend di agosto. Quindi non abbiamo messo 30 agosto in modo un pochino così. Gli orti di Pignone, e organizzeremo appunto dei bus dalla Spezia che portino persone a Brugnato. Un'altra iniziativa è quella che faremo l'ultima della provincia della Spezia, che il 28 novembre la Spezia organizza la fattoria in piazza. Vorremmo fare un treno a vapore dalla Lunigiana, perché rappresenti anche evento il treno stesso, e tra l'altro organizzato nel triangolo del gusto, all'interno del triangolo del gusto, Parma, Massa, La Spezia, quindi è significativo come turismo enogastronomico eccetera, e per l'unione appunto anche con la provincia di Massa e Parma. Organizziamo poi, partecipiamo, se fai vedere anche l'altra, altre due iniziative insieme alle province, come diceva l'assessore, lavoriamo congiuntamente a Massa e Lucca e ai parchi di mare e d'Appennino, dove sono presenti sia i nostri parchi, quindi Porto Venere, Parco della Magra e Parco Nazionale, più tutti i parchi fino al Parco Nazionale dell'Appennino, Parco della Puano e così via.
e organizzeremo la festa, per la festa della castagna, settembre-ottobre. A carico nostro ci sono il bus da Manta a Santo Stefano, il treno da Lucca nella Garfagnana lo pagherà la provincia di Lucca, il treno da Levanto a Castelnuovo Garfagnana la provincia di Manta, e noi invece faremo un bus che da Manta, fermata poi Carrara, Ottonovo, Castelnuovo, Sarzana, Santo Stefano, poi possano, coincidenza col treno, prende il treno che arriva da Levanto a Santo Stefano e poi sale a Castelnuovo Garfagnana, dove Castelnuovo Garfagnana rappresenta il paese della castagna a livello nazionale, e quindi anche i parchi hanno deciso congiuntamente. L'altra è, c'è stata chiesta soprattutto dai parchi da Pennino, stanno realizzando la piazza dei parchi. Ora mi dispiace perché purtroppo non mi viene in mente stamattina per niente, perché è, questa piazza dei parchi è realizzata con, da un autore di fama nazionale, che comunque in questo caso glielo faccio, non mi viene il nome, insomma. E sarà pronta a fine estate, e siccome insomma Rometta, non so se sapete dov'è, ma insomma è abbastanza isolata, vogliono dare un peso perché vogliono che sia anche nel proseguio proprio la piazza dei parchi, quindi sede di manifestazioni vorrebbero anche annuali che si ripetono nel tempo, proprio perché non sia una cosa insomma come si dice realizzata nel deserto e che poi nessuno, e quindi noi organizzeremo in quell'occasione un treno, può darsi a vapore, che da Levanto vada a Rometta, sempre anche lì per dare molto risalto e molto più alla... Ecco, sono trasporti gratuiti? Questi in genere sì, cioè noi abbiamo un problema, ci dicono che è anche negativo farli tutti gratuiti. Adesso i primi che partono, perché come provincia non possiamo prendere... Lei preferisce invece, dice che è meritorio che siano gratuiti. Io lo chiedo, dicono che perché siccome io faccio cronaca, non do consigli. Non dà consigli. L'obiettivo del progetto, visto che i soldi sono pochi, dura poco perché finisce alla primavera del 2011, l'indicazione che ci ha dato il nostro assessore e anche gli altri assessori di Massa e Lucca, cercate di non fare qualcosa che poi, finito il progetto, finito tutto. Quindi anche di